Allora, sono qui perché ho mal di testa da quando sono piccola, da quando ho 6 anni. 21 anni che ce l'ha ogni giorno, mai sentito una cosa del genere. Ok, lascia libera. Wow, I get it too, that was a good one. Ok, no mai, non è ancora. Ciao, sono Lozzone Caruso, sono qui con... Beatrice. Ok, Beatrice, noi parlavamo quando la macchina non era accesa. Adesso, dai, dimmi come mai sei qui. Allora, sono qui perché ho mal di testa da quando sono piccola, da quando ho 6 anni. E quindi spero che... Ha 27 anni, sono 21 anni che ce l'ha ogni giorno. Mai sentito una cosa del genere? Ok. Dimmi cosa hai provato, tutto quanto. Allora, ho fatto varie visite, sono andata da un'allergologa, mi aveva tolto degli alimenti, ma poi per esempio? Li ho ripresi. Pomodoro, tonno, cioccolata. Con cioè, qualche... Anche glutine. Ok, chiunque che toglie cioccolato non va bene, ok? So, quello no. Fai ginnastica? Sì, cosa ho fatto fai? Danza classica. Ho fatto o fai? No, perché l'ho fatta fino a quando avevo 23 anni, poi l'ho interrotta e l'ho ripresa quest'anno. Ok, bene, bene, bene. Interventi nella tua vita? No. Qualche farmaci prendevi regolari? Spiridol. Spiridol è? Un antinfiammatorio per le mestruazioni, cioè okay. Ibuprofene. Ok, ok. Ok, come dormi? In quali posizioni? Di lato. Di lato, va bene. Ok. Sì. E questo, tu hai notato qualcosa? 6 anni, sei svegliato, tornato da scuola, mal di testa, pum. Così. Sì, in dei periodi particolari, va al liceo, in un periodo particolare al liceo, ho iniziato ad avere mal di testa così forte che pensavo di essere dislessica, di avere la mononucleosi. Ok. Non avevo niente. No. Avevo la sinusite, ma okay. Nessuno me l'aveva detto. Io poi adesso non so se l'ho curato o meno. Vediamo. Perché okay. Mi hanno fatto i raggi, ma non mi hanno detto che avevo la sinusite, mi hanno solo fatto i raggi, mi hanno detto tutto a posto. E questi, oh my god, questi mal di testa come impedisce te di fare cosa? Perché 21 anni è praticamente tutta la vita. Le devo fare lo stesso. Well, ho capito, però influisce negativi su cosa? Sì, non riesco a concentrarmi, faccio molta più fatica. Ti rende molto ansioso e irritabile? Sì. I tuoi più cari amici come ti descrivono? Sì, potrei essere irritabile in alcuni momenti, quando ho mal di testa, sì. Ok. Sì. Well, tu sei un caso interessante. Per spiegarvi, è come quando tu la mattina ti svegli e quando ti sei appena svegliato sei un po' così. Questo è il mal di testa normale tutto il giorno. Quando è più forte mi fa male, devo prendere qualcosa perché l'ultima volta che non ho preso qualcosa in tempo ero in metro e mi sono detta devi tornare a casa in qualche modo perché non ti può venire a prendere nessuno. Sono presa la medicina, mi sono messa sul divano mezz'ora, ho chiuso gli occhi e poi mi è diminuito perché okay. non riuscivo proprio a camminare. Però è stata la volta peggiore questa qua, di solito okay. Non è così. Beatrice è una ragazza giovane, 27 anni, con 21 anni di mal di testa ogni giorno. Non vedo l'ora di vedere questo caso. Vediamo, sarà un caso interessante. Okay. Facciamo così. Dai, mettiamo adesso la borsa della signorina sopra qui, così non sta giù. Grazie. Did you feel God, what the frick? What even happened here? Okay. Ok, now niente che faccio fa dolore, se è qualunque domanda non può capire il mio accento mostruoso, mi fermi e chiedi, ok? Okay? Sì. Gira la schiena verso di me, okay. Unisci i piedi, ok, lascia le mani normali, ecco, chiudi gli occhi, ok, se si dondola un po' a destra, apri gli occhi, gira verso di me, okay. Fai un passo indietro, ok, metti i piedi vicini, mani su. Suppongo che lei sarà meno brava. Chiudi gli occhi, tocca il naso con questo mignolo. Ok, normale. Ok, come ho detto, lei è andata un po' più su con questa. E vedi questa? She's got like a resting tremor. Così. Now, probabilmente quando lei si muove, chiudi gli occhi, tocca il naso ancora con questa. Ok. Lei è ansiosa. Tu sei ansioso?
si è tutta bagnata qui. Ok, fai così più veloce che puoi. Vedrai che the right breaks down, la destra rompe. Ok, bravo. Siediti qui. Facciamo qui, siediti, sì, siediti qui verso di qui. Spostiamoci. Okay. Con lei, che ha questa mal di testa da 21 anni a 27, that's impressive. Comunque lo cuore è molto importante, deve controllare come si muove gli occhi, che quello influisce tantissimo su queste vertebre qui. So adesso vediamo come... Metti i piedi dritti, normale, così. No, no, stai così. Okay. Tu devi tenere la testa ferma, devi seguire le mie dita solo con i tuoi occhi, testa ferma. Ok, adesso quando faccio così, tu segui gli occhi dentro. Oh, sì, guarda già sulla destra che si vede che esce. Guarda. Vedi? Sulla destra? Ok. Tu soffri con mal di mare, mal di... Ok, sì. Ho tutte queste cose. Sì. Ok. Facciamo anche questo. Guarda questo punto qui, ok? Mm-hmm. E poi quando muovo le dita, tu devi muovere gli occhi verso la mia dita. Mm. Ok, vabbè. Guarda, testa ferma, solo gli occhi. Ok, non malissimo. Noi stiamo controllando la capacità di muovere gli occhi veloci così è una questione del lobo frontale e poi quando segui una questione del lobo una certa parte, un'altra parte del cervello che si crea un movimento così e un'altra che lo spinga. Controllando questo si vede se c'è qualche problema. Ho visto quando facevo convergence, how do you say convergence? Convergenza. Sulla destra occhi va su. Per quello ho chiesto lei se lei soffre con mal di mare o cose così, sia confermato. Vediamo. But this is an interesting case. 21 anni. Love this. And this girl is so... God. Mm. Sei ansiosa per cosa? Non lo so. Everything. Tutto. Non lo sai. Sei anche... Posso dire parolacce? No? Sì. Incazzoso. Se ti esplodi... She's like, yes! Watch. Hai un fidanzato? No. Do you think there's a connection there? Pensa che c'è un collegamento? Non sto scherzando. Punch in su. Ok. Sì, esplosivo, è molto ansioso, non è molto conducive to reporti. Ok. Ok. Lascia. Ok. Non ho chiesto questo, hai avuto qualche incidente? Stradale, botte, lotte, niente. No. E con un paziente come questo, prima devi, come tutti gli altri pazienti, i suoi sintomi sono lunghissimi, dobbiamo valutare simili come altri pazienti, ma più specifico per cose per mal di testa, come controllando molto bene gli occhi, controllando se è il collo, in qui che è il suo collo. I mean, qui è un disastro. I mean, questo non si muove per niente. Lei ha solo 21 anni e ha avuto nessun incidente. Tutto su? No, no, va bene okay. Così. Vai un po' un pochino più giù. Ok, bravissima. Ecco. Okay. La mia figlia mi ha chiesto di fare questa. non ho fatto molto bene. Ok. La tua schiena è come un pezzo di bambù. Mm. I mean. Anche qui un po' di fastidio quando tocco? Poco. Ok. Qui no. Ok. Stai in piedi un'altra volta con la schiena verso di me. In piedi qui, con la schiena verso di me, unisci i piedi, chiudi gli occhi, ok, apri, chiudi, ok, vai punch in su. So, se io ti chiedessi come mai sei ansioso o di che cosa sei ansioso, cosa sarebbe la risposta? Non deve essere razionale, cosa sarebbe? Perché se le cose non vanno come dico io.
Sì, so lei ha detto single. Sono, come mai? Punch in su. Così, va bene. Così? Ok. I mean, probabilmente metà, più di metà delle cose non vanno come vuoi tu. Lo so. Però lo vuoi così? Ok. Vediamo. Ok, hai mai avuto un aggiustamento chiropratico? No. No. Ok, per questo farò la zona lombare prima. Ok. Non voglio scioccarla. Infatti ho un po' paura. Gira qui. Di Now, così. Lei ha detto che è un po' di FIFA. Sì. Così. Io sono più fifone in questa stanza. Bene. Ok. Adesso, prima che faccio qualunque cosa ti spiego, ok? Sì. Ti muovo io. Ok. Adesso sarò, giusterò questa articolazione qui. Spesso chiedono, well, come mai se lei ha mal di testa giusto anche qualcosa in basso? Comunque, la schiena è tutto collegato. So, se lei ha qualcosa bloccato qui, influisce come il collo può muoversi e tutti possono pensare come se questa è bloccata può causare mal di testa. Ok, so per quello a volte aggiustiamo parte del corpo dove non c'è dolore. Now, questa è la sua prima volta qui, ha un po' di FIFA. Non sto spendendo in giro. Ha zero dolore, vedrai, dopo questo siamo molto amici. Ok. Ok, lascia. Ok. Ok. Are we good? Sì, lei lo contenta. I got a smile out of her. Si sorrise, gira. Smile. Ok. Così. Ok, punch in su. Ok. È impressionante magneti dolori, no? Sì o no? Sì. Ok, vediamo. Adesso farò il collo. Oh, this is great. La prima volta. Lascia libera. That wow. I get it too. That was a good one. Ok. Ancora viva? Sì. Va bene. Lascia. Ok. Oh. So how was your first adjustment? Come era il tuo primo aggiustamento? Bene. Bene, non ti ho fatto male. No, no. Ok, vai punch in giù. Inspira. E fuori. Ok. Ok, vai, stai seduta? Ma? Seduta in qualunque direzione? Dove vuoi, ecco. Lascia libera. Metti questa indietro il collo, così, così. Okay. Brava, lascia qui libera. Ok. Now, adesso voglio vedere, anzi ci ritorniamo qui e siediti qui verso di là, perché voglio ritestare un po' di cose con gli occhi. Oh, this is good. I non so, 21, credo 21 anni è quasi il massimo che qualcuno aveva mal di testa. Tu vinci questa. Okay. Solo sulla terra 27. Anzi, faccio così, così loro vedono. Segui questa. Ok, non male, mai ancora. Vai punch in su un'altra volta. Now, con pazienti con mal di testa, how do you say suboccipital muscles? Help me out there. Muscoli suboccipitali. Damn. That's why they call him Mago. He knows. Okay. Adesso stiamo parlando di questi muscoli. Suboccipitali. Okay, che sono dalla occiput e la prima vertebra. Questi muscoli qui, di input neurologico che hanno, sono di più. Quando l'articolazione più alta sulla vertebra nel cervicale hanno molto più input neurologico di il caviglia.
So più alto, più input. So questi muscoli qui sono molto molto importanti. Un modo dove cambiamo il tono di questi muscoli è manipolando questa vertebra. Ma addirittura di input da muscoli sono molto di più di addirittura dell'articolazione della vertebra, in senso di input neurologica. So adesso metterò questa testina qui e vediamo le muscoli di Beatrice. Ok, che io già so prima che le tocchi saranno non buoni. Ok, so già io tocco anche poco, lei non sa ancora, ma qua. So questi muscoli qui. Now, a volte quando lavoro su questo il paziente può quasi sentire un po' di nausea o dolori che vengono qui. Vediamo. E poi un'altra, lei dopo mostro, lei diceva che aveva dolori anche qui. Questo è classico di how do you say SCM, sternocleidomastoid mastoid muscolo. Questo. Sternocleidomastoideo. I mean, this is, there's a mago. Okay, so questo muscolo, guarda, è qui. E se lo giro, è là. So è facile di arrivare. Questa sono un certo di manipolazioni solo sui muscoli. Questo non è mai, suppongo che questo è peggio. E sì, questo è peggio. Non ti faccio male, no? No, no. Ok, non è che è gradevole, ma non è un messaggio. Lascia il peso della tua testa e va nella mia mano, ok? Mm-hmm. Adesso sto lavorando su questi. Inspira. E fuori. Brava. Ah, ok, bravissima. Un'altra volta, e fuori, ok, vediamo, faremo un altro, tante diverse manipolazioni che ho mai fatto, perché Beatrice ha bisogno. Ok, so abbiamo fatto un lavoro da manipolazioni sulla vertebra, sui muscoli, adesso farò un altro tipo di manipolazione, si chiama stair stepping, how do you say that? Stair stepping, like yeah, stairs? Like, yeah, like stairs. Salire scale? Sì, più o meno così. So alla fine tu lasci la tua testa libera, okay. E io muovo molto lento, ok? Mm-hmm. So io sto muovendo, anzi. Lascia. So quella è la tipica stair stepping, sto andando attraverso le articolazioni, mettendo le mie mani qui e qui, muovendo ogni vertebra come una stair, come una scala. E adesso farò lo stesso, ma invece come una, how you say, figure eight. Oh, infinito. Come un, esatto, come infinito. Come l'amore di te con la tua ragazza, infinita. No one's saying nothing now. Ti faccio più alto, vuoi essere più alto? No, no. Oh my God, that's the fantastic. I've been here 28 anni, la prima donna che mette no, no. Possono essere 2 metri e mi dicono 5-10 centimetri. Brava, sei perfetta come sei. Lascia. Ok. Vediamo, siediti su, verso di là. Ok. Ok, muovendo molto bene. Vediamo, fai così. Ok. Stai in piedi, con la schiena verso di me. Unisci i piedi. Chiudi gli occhi. Ok, dai, siediti qui un attimo, parliamo. This is a good case. Questo è un buon caso. Ok, questa è la prima volta che hai fatto una visita chiropratica o cosa. Oh, dimmi quello che pensi, tutto quanto, qualche domanda. Penso sia, cioè, mi è piaciuto. Non ho più paura. Bene, questa è buona. Di solito, dopo un primo aggiustamento, non hanno paura. E,
Hai qualche domanda sulla tua casa e poi ti spiego un po' di cose? Sì, allora, perché ero andata dall'osteopata, mi aveva detto anche lui delle cose simili, ma penso che questa cosa sia diversa e anche più specifica, perché penso di avere più, qualche problema più nervoso e quindi... Influisce, sì. Influisce. Noi abbiamo anche l'osteopata qui, noi c'è una simile approccio olistica, ma comunque è molto diversa. Specialmente come lo controllo i pazienti, guardo dal punto di vista specialmente neurologico, perché questo mal di testa è un problema neurologico. Guarda, faccio questo da mille anni, da tanti anni, e se i pazienti ascoltano tutto quanto con cibo, con come dormono, ginnastica e manipolazioni, entro un mesetto 80% di questo mal di testa dovrei andare via dopo 21 anni. Sarò, mi dai una statua se facciamo così. Anzi, per la chiropratica facciamo. Io sono, faccio il mio lavoro via chiropratica. Comunque, so con lei, la cosa che suggerirei con lei è, invece di fare una cosa così, faremo un seguito dove spiego esattamente dove era bloccato, quello che dovremmo fare, quanto tempo ci vorrà, tutto quanto. Salutiamo loro. Ciao. Ciao. Bye bye.